Non puoi dimenticarti di me, Maxine. Non puoi. Anche dal fondo del mare io continuo a chiamarti. Sono Rebecca. Tua moglie Rebecca. E so che tu mi ascolti. Perché non puoi liberarti del mio ricordo. Vieni, Max. Vieni da me, raggiungimi. Max. Attento. Cosa volete? Di che vi impicciate? Potreste cadere. So benissimo quello che faccio. Mi dispiace avervi disturbato. Lasciate perdere. Allora, che ti ha detto il concierge? Mi sono fatta leggere la lista degli arrivi di oggi, ma non c'è nessuno di conosciuto. Oh, Capodanno a Monte Carlo senza una persona di nome. Il direttore dovrà farmi uno sconto. Anche per il veglione sempre lo stesso abito da sera. Vabbè che sei una dama di compagnia, ma mi fai fare brutta figura. Quando mi salderete dello stipendio mi occuperò di prenderne uno nuovo. Che ci posso fare se la banca è in ritardo con le rimesse? Vabbè. Domani ti farò provare uno dei vestiti che non metto più. Ma chi vedo? Max De Winter! Oh, che piacere. Sono Alice Van Hopper. Ci siamo conosciuti 2 anni fa al ricevimento del colonnello Chabert, ricordate? Vagamente, ma dato che voi ricordate anche per me. Sedetevi a prendere un aperitivo con me. Quest'anno Monte Carlo è così noiosa che incontrare un amico è un vero sollievo. Mi spiace contraddirvi, ma sarete voi a prenderlo con me, vi prego. Ah, certo. Cameriere, forse voi gradite qualcos'altro? Un aperitivo, va bene. Prego, signore. 2 aperitivi per il signore e nulla per me. Grazie, subito. È stata una vera fortuna incontrarvi. Dirò al maître di farci mettere allo stesso tavolo per il veglione di stasera. Dovrete scusarmi, ma questa sera cena in camera. La notte di Capodanno. Ho fatto un viaggio lungo e molto faticoso e devo ancora disfare i bagagli. Non vi fate accompagnare da un domestico? Preferisco viaggiare sola. Quindi, signore, con permesso. Beh, se soltanto per i bagagli, potresti occupartene tu, mentre il signor De Winter resta qui con me. Siete molto gentile, ma vi assicuro che posso cavarmela benissimo da me. Buona serata. Come volete, mio caro De Winter. Vi lascio andare. Questa volta. Ma da domani ci faremo buona compagnia. Mi ha sorriso con così tanta galanteria. È un ottimo inizio. Il portiere non ti ha detto che era arrivato De Winter? Sì, ma non l'avevo mai sentito nominare. Non pensavo che fosse importante. Una ragazza mia, sveglia. De Winter appartiene a una famiglia inglese di grandi tradizioni e di grandi mezzi. E in più è vedovo. E in fondo sono vedova anch'io.
Scusatemi. Ma si figuri. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Lasciate stare e sedetevi a fare colazione con me. Oh, non disturbatevi. Mi stanno già sistemando. Nessun disturbo. Vi avrei invitato in ogni caso. Vi prego. Grazie. Volevo scusarmi con voi per come vi ho trattato ieri la scogliera. La mia unica attenuante è che la solitudine ha indurito ancora di più il mio brutto carattere. Sono stata io ad essere indiscreta. La signorina desidera ordinare qualcosa? È un tè con dei biscotti, grazie. Sciocchezze. Siete magra come un uccellino. Portate alla signorina un breakfast completo, grazie. Bene. Oppure avete fretta di tornare dalla vostra amica? La signora Van Loper non è una mia amica. Io lavoro per lei. Davvero? E che lavoro fate? La dama di compagnia. La signora Van Loper è vedova e non ama viaggiare sola. Così io l'accompagno. Ed è interessante? Oh beh, non sempre. Ma devo mantenermi. Caffè? E stamane cosa prevedono i vostri doveri? Beh, la signora Van Loper dormirà sino a tardi. Pensavo di fare una passeggiata. Bene, allora finite di mangiare, vi accompagnerò io. Latte. Sì. Che cosa nascondete di tanto prezioso lì dentro? Le mie favole. Con delle illustrazioni fatte da me. Prima o poi le proporrò ad un editore. Beh, non voglio fare la dama di compagnia per tutta la vita. Per scrivere favole ci vuole molta fantasia. La vostra da dove viene? Le finestre della mia camera in collegio davano su un muro. Così quando ero bambina sognavo il mare. Grazie per la passeggiata. Di nulla. Grazie. La cartella! A 40 anni se fai tardi la sera, il giorno dopo sei ridotta a uno straccio. E se lo desiderate, posso farvi portare la cena in camera? No. No. Voglio incontrare The Winter. Mi raccomando, quando invito The Winter al nostro tavolo, tu dici che hai il mal di testa e ci lasci soli. Va bene. Non è sceso. Prima o poi quel benedetto uomo dovrà uscire dalla sua stanza. Vai a chiedere al portiere se sa qualcosa. Buonasera. La signora Van Loper vorrebbe avere notizie del signor De Winter. Il signore non c'è. È già partito? No, ma non so dirle se c'è in albergo oppure no. Grazie. Di niente. La chiave del 212, per sì. favore. Eccola lei. Mi chiedo dove si sia cacciato.
Ma del resto, con le disgrazie che ha avuto, è già molto che abbia deciso di fare un viaggio. Che disgrazia? L'anno scorso la moglie è annegata in mare. Una vera tragedia. Rebecca De Winter era bellissima e lui l'adorava. Ma che cos'hai stasera? A cena non hai detto una parola. E adesso non riesci neanche a infilare la chiave nella toppa. Ecco fatto, signora Van Hooper. Non vorrei che tu avessi perso la testa per qualcuno dell'hotel. Come quel cameriere così carino che ci ha servito la cena e che tu hai fatto finta di non guardare. Ma che dite? Buonanotte, domani. Buonanotte. Buongiorno, signora. Buongiorno. Dei fiori per voi. Ma sei di sicuro siano per me? Stanza 310, è la vostra. Prego. Vi auguro una buona giornata. Grazie, buongiorno. Bella passeggiata fatta assieme. Maxim. Questa scollatura non è adatta a una dama di compagnia. Facevi meglio a tenere il bolerino. Mi rispetti, madame. Posso parlare un minuto in privato con lei? Vai in giardino che ti raggiungo subito. Sì, cosa c'è, direttore? Come lei sa, signora Van Hooper, secondo le regole dell'hotel, il conto deve essere saldato ogni settimana. Osate mettere in dubbio la mia solvibilità? Ma certo che no, madame. Però dopo 12 giorni, lei capisce. Sapevate che le peonie sono i miei fiori preferiti? Ho scoperto leggendo le vostre favole. So di essere stato indiscreto e spero che mi perdonerete. Certo, signor De Winter. Vi prego, non chiamatemi più signor De Winter. Maxim. Oppure Max. Maxim. Va bene.
Vorrei mettere questi ultimi giorni dentro ad una boccetta e poi riaprirla quando sarò sola e triste. Non piacerebbe anche a voi poter conservare i ricordi come se fossero dei profumi? No. Ma non temete, mi avete fatto dimenticare più brutti ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Mi fa piacere che lo pensiate. Mio caro De Winter! Devo sgridare! Parire così. Me ne scuso, madame, ma in questi giorni sono stato spesso impegnato a Cannes e ora sto per tornarvi. Signore, il mio ossequio. Bisogna capirlo. Il rimpianto per la moglie lo fa ragionare. E del resto, io avevo un corteggiatore che per l'emozione scappava ogni volta che ci incontravamo. Andiamo. Andiamo. Ho appena parlato con mia cugina che mi ha invitata nella sua casa di New York. Oddio, lei è un po' noiosa, ma frequenta molta bella gente. Ah, sì, alle 12 precise ci imbarchiamo sull'Aquitania. Ma non avete detto che saremmo rimaste qui per qualche giorno ancora? Non intendo rimanere in questo hotel un'ora di più. Sono stufa di dissanguarmi per niente. Fra un'ora devono essere pronte tutte le valigie. Centralino. Buongiorno. Buongiorno, mi scusi, per favore, avrei bisogno di parlare col signor De Winter. Il signore non c'è, è uscito. Come dice? È uscito per fare una passeggiata a cavallo. È già uscito a montare a cavallo? Almeno così mi ha detto, signorina. Mi dispiace, ma non so come aiutarla. Va bene, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Devo aver dimenticato i guanti nella hall. Vado a prenderli, torno subito. Sì, mi raccomando, sbrigati. Sì. Buongiorno, mi scusi. Può chiamare il signor De Winter in camera, per favore? Mi dispiace, la 410 non risponde. Forse il signor De Winter sta facendo colazione. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Che succede? Volevo salutarvi. La signora Van Hopper ha deciso all'improvviso di partire per New York. Prego, accomodatevi. Grazie. E ci imbarchiamo tra un'ora sull'Aquitania. Non volevo andarmene senza prima avervi detto che non dimenticherò mai come siete stato gentile con me. Finisco di vestirmi e sono subito da voi. Faccio in un attimo. Preferite partire con la signora Van Hopper? Oppure restare qui con me? Avete bisogno di una segretaria? Vi sto chiedendo di sposarmi.
Vedo che la mia proposta non ha avuto un gran successo. Speravo... Sì, sì, speravo di piacervi. Ma io vi amo, e con tutto il cuore. È solo che non pensavo potesse capitarmi una cosa del genere. Ma perché? Perché non sono la vostra altezza. Lascialo dire a me se sei all'altezza oppure no. Chi avvisa la signora Van Hopper? Falla tu per me. Va bene. Allora, avete trovato quella stupida? La signorina non è nella hall, però ha chiamato il signor De Winter dal suo appartamento. Vi aspetta. De Winter? Ma certo. Mio caro Max, sono davvero felice di potervi salutare. Parto per gli Stati Uniti e mi sarebbe dispiaciuto andarmene senza avere vostre notizie. In effetti ho una notizia da darvi. Sto per sposarmi e voi siete la prima a saperlo. Vi sposate? Sì, mia cara Ellis. E chi è la fortunata? È lei. È lei. Ah. La mia futura moglie. Beh, questa sì che è una bella sorpresa. Dovrei sgridarti per non avermi detto nulla. Beh, se questa ragazza entrerà a far parte del bel mondo, avrà bisogno di consigli, di suggerimenti, scegliere l'abito da sposa, organizzare il ricevimento. Vai a dire al portiere che non parto più. Mia cugina può aspettare qualche giorno. Non è il caso che vi disturbiate a cambiare i vostri programmi, signora Van Hopper. Scendo a far scaricare i bagagli della mia fidanzata. Così potrete partire come previsto. Buon viaggio. È proprio vero che le acque chete rovinano i ponti. Ma non ti illudere che si sia innamorato di te. La verità è che è stanco di vivere da solo. È meglio che andiate, signora Van Hopper, perderete la nave. Tu che diventi la signora De Winter. Solo l'idea mi fa ridere. Tu non sarai mai all'altezza di Rebecca. Reverendo. Au revoir. Au revoir. Madame? Grazie. Prego. Aspettami un attimo. Sì. Buongiorno. Buongiorno, signore. Mi dia questi. Quanti? Tutti. Merci, monsieur. Tieni. Grazie.
siamo sposate così in fretta che non ho avuto il tempo neppure per il bouquet. Questi fiori sono molto più belli. Entra pure. Vado io. Sì. Fame? Molta. Arrivo. Buongiorno. Buongiorno. E qua voi, signore? No, faccio io, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Caffè? No, grazie. Tu nero con due cucchiaini di zucchero. Che buona questa marmellata. Senti, è di mare. Assaggia. Buona. Sentirai quella che si fa a Manderly. È buonissima. Manderly. Non vedo l'ora di vederla. Non vuoi tornare a casa? Non hai avuto una gran cerimonia, ma ti prometto un bellissimo viaggio di nozze. Dove vuoi andare? Dove vuoi tu. Aspetta che mi metto in posa. Lo vedi il Colosseo? Sì, lo vedo benissimo. Non essere timida, saluta. Mi riprendi con il cavallo? È possibile fare una ripresa con il cavallo? Certo, signora, ci mancherebbe altro. Vieni di qua. Si lascia accarezzare. Facciamoci filmare insieme, vieni amore. Dai, almeno abbiamo una ripresa insieme. Ma scusi, sì? Ci potrebbe filmare per un minuto, amico? Volentieri, volentieri. Grazie. Com'è? È molto semplice, basta inquadrare e poi girare questa manovella. Max de Winter, ma che combinazione. Colonnello Julian, che piacere. Mia moglie. Signora. Molto lieta. Come mai a Roma? Beh, mia moglie voleva vedere l'Italia, quindi ho pensato bene di portarla. Noi siamo in viaggio di nozze. Mia moglie Jennifer, il colonnello Julian. Ma che notizia. Sono molto felice. Molto lieta. La sua signora. Congratulazioni. Grazie. E quando pensate di rientrare a Manderly? Ormai prestissimo. Sono 2 mesi che siamo in viaggio già. Ah, oh, datemi, vi riprendo io, eh? Grazie. Attenzione. Ecco. Sono felice. Non sembra vero di vederlo così felice, non trovi? Dopo tutto quello che è successo. Ti prego, non ti far sentire. Che bella questa campagna. Hai ragione. Di solito in questa stagione piove sempre. Ma oggi c'è il sole. Manca ancora molto? No, pochi chilometri siamo arrivati. Qui venivo spesso con mio padre a caccia di volpi. Lì dietro c'è un laghetto. Ti ci porterò. Ritornato, signor De Winter. Grazie.
Ecco Manderly. Siamo arrivati a casa. Questa non è una casa, è un castello. Buongiorno, signora. Buongiorno, Andrea. State tutti bene? Benissimo, come spero di voi. Lei è mia moglie, Jennifer. Benvenuta, signora De Winter. Grazie, buongiorno. Prego. Vieni, mia cara. Questo signore mi ha visto nascere. Stai tranquilla. Devi solo sorridere e stringer loro una mano. Vieni. Mi occupo della biancheria. Il mio nome è Jeanette. Sono il giardiniere, mi chiamo Arnold. Mi chiamo Emma, sono la cuoca. Mi occupo della scuderia, mi chiamo Francis. Sono Claretta, assistente cuoca. Sono Robert, primo cameriere e autista. Sono me, assistente cuoca. Sono Maura, cameriera. Tornato a casa, signor De Winter. Grazie, signora Danvers. Mia cara, questa è l'insostituibile governante di Manderly. Curerò che tutto sia in ordine per voi, signora. Vi ringrazio. Io vado in biblioteca a sbrigare della corrispondenza. Tu sali a vedere il nostro appartamento e poi mi raggiungi, va bene? Quella è la vostra camera da letto. E di fronte c'è quella del signor De Winter. Naturalmente ognuna è servita da un bagno. È tutto bellissimo. E due bagni sono una gran comodità. Ma credo che forse la seconda camera da letto sia superflua. Se il signor De Winter non avesse voluto una camera tutta per sé, me l'avrebbe fatto sapere quando mi ha ordinato di rinnovare l'appartamento. Voi sapete tutto di Manderly, non è vero, signora Danvers? Non quanto Andrew. Lui ha cominciato a lavorare qua che il signor De Winter era ancora un bambino. E voi quando siete arrivata? Io sono arrivata qui con la signora Rebecca De Winter, quando vi giunse sposa. La casa è in mano mia da più di un anno ormai.
E il signor De Winter non se n'è mai lamentato? Le cose erano molto diverse prima. Quando era ancora viva la signora Rebecca, si riceveva molto, si davano grandi feste. Io lascerò fare a voi, almeno per i primi tempi. Dovrò procurarvi una cameriera personale. Oh no, non occorre. Posso fare benissimo da sola. Ogni signora di rango deve averne una. Quella era la camera dei signori De Winter. Le stanze dell'ala ponente sono le più belle della casa, quelle da cui si vede il mare. Ma il signor De Winter, dal giorno della disgrazia, vuole che nessuno ci entri più. Maxime. Allora, com'è l'appartamento? Bello. Ma? Dimmi. Ma ci sono due camere da letto. Vuol dire che non dormiremo più insieme. Stai tranquilla, non ti libererai facilmente di me. Che suono forte ha questo orologio? È la pendola della casa. Dicono che sia la voce di Manderly. Ma a proposito, hai fame? Un po' sì. E allora ti va se questa sera stiamo qui a mangiare? Qualcosa così alla buona. Io e te. Sì, che mi va. Avete visto che arietta modesta? E l'abito, poi? Secondo me, la nuova moglie del padrone faceva l'istitutrice. O la segretaria. Per me la signora sembra molto per bene. E poi l'importante è che lo renda felice. E chi lo sa? Se penso com'era Rebecca De Winter. Non questi tovaglioli. Meglio quelli ricamati. Ci penso io. Grazie, Andrew. Vuoi andare? Faccio io. Bene, signora. Vediamo cosa ci hanno preparato di buono. Che fame. Sformato di zucchine e pasticcio di carne. Ti do una mano. Sei stanca? Stanze a Manderly? Non lo so di preciso. C'è un libro che racconta tutta la storia della casa, con l'elenco dei re che sono stati qui in passato. A me basterebbe questo appartamento. Una casa grande è comoda per nascondersi. Quando ero bambino mia sorella non mi trovava mai. Si arrabbiava da morire. Anche io mi nascondevo in collegio. C'era una mia compagna che mi trovava sempre. Era così furbo. Ma forse ero io a essere sciocca. Tu non sei sciocca. E neppure furba. Tu hai l'intelligenza del cuore. Che è la miglior qualità di un essere umano. Oh, Rebecca, no. Rebecca, no.
Lasciami! Maxi! Che c'è? Ti lamentavi, avevi il sonno agitato. Stai tranquillo adesso. Non ricordo niente. Mi dice. Stai tranquillo. Buongiorno, mia cara. Volevo mostrarti Manderly, ma mi reclamano all'amministrazione della tenuta. Io ho paura che ne avrò per tutto il giorno. La mattina, per abitudine, ci serviamo da soli. Fai onore alla colazione, altrimenti la cuoca si offende. E poi prendi dimestichezza con la casa. Ah, vai a vedere il giardino, è molto bello. E se invece venissi con te? Ma no, parliamo solo di conti, ti annoieresti. Ah, dimenticavo, mia sorella si è invitata a pranzo con il marito, vuole conoscerti. Beatrice è una donna brusca. Dice sempre quello che pensa. Ma io arriverò in tempo per salvarti. Stai tranquilla. A mezzogiorno sarò qui. Allora, cosa mi racconti? È arrivata ieri. Oh, sono curioso di vederla. No, non mi sembra il momento adatto. Peccato. Vi farò sapere. Allora aspetto che mi chiami tu. Forse vi siete persa? Il vostro appartamento è dall'altro lato. In effetti sì. Ho sbagliato direzione. Volevo andare in camera per scrivere delle lettere. Per quello c'è lo studio, al piano di sotto. Ogni mattina viene acceso il fuoco e si sta benissimo. Se credete, vi accompagno. Grazie, signora Danvers. Thank you.
Se avete bisogno di me, potete chiamarmi col telefono interno. Grazie, signora Danvers. Ricevimento con i duchi di Kent. Dalla sarta ordinare 3 abiti da sera. Fissare la data del ballo a Manderly. Cara Rebecca, grazie della magnifica serata. Le tue cene sono sempre perfette. Pronto? Signora De Winter? No, mi dispiace, ma la signora De Winter è morta più di un anno fa. L'ho detto. Pronto? Parola mia, la moglie del padrone è matta. Ma sapete che cosa mi ha detto adesso al telefono? Che cosa? Che la signora De Winter è morta più di un anno fa. E lei allora chi è? Poco fa avete ricevuto una telefonata dalla cucina? Mi sono confusa, non ho capito bene chi stessero cercando. Il signor De Winter mi ha detto che oggi verranno a pranzo sua sorella con il marito e la cuoca voleva sapere se il menù è di vostro gradimento. Se lo avete scelto voi, di sicuro andrà benissimo. Ho lasciato in bianco lo spazio per la salsa del roast beef. La signora De Winter non lo amava troppo al sangue. Anche per me va bene. Avete altri ordini? Nessun ordine, signora Danvers. Così curiosa di vedere che tipo è. Max mi ha detto che è giovanissimo. Vediamo. L'ha conosciuta a Monte Carlo, sarà una ballerina. Buongiorno, signori. Robert. Buongiorno. Salve. Io sono la moglie di Maxim. Buongiorno. Buongiorno. Ti immaginavo completamente diversa. Io invece la immaginavo proprio così. Perché non vai a fare un giro e ci lasci sole a fare due chiacchiere? Sciocchezze. Niente affatto. Robert, semmai farete due chiacchiere dopo pranzo. Mia cara. Buongiorno. Buongiorno, Max. Fratellino. Finalmente hai perso quell'aria stravolta di un anno fa. Ed è a te che dobbiamo dire grazie? Signori, il pranzo è servito. Bene. Andiamo. Henry. Sapete montare a cavallo? No, purtroppo no. Al collegio non si occupavano molto dello sport. Allora forse giocate a golf.
Neanche a golf. Scrive favole per bambini e le illustra. Ah, sì? Sì. E chi le ha pubblicate? Potrei comprarne qualche copia per la scuola della Contea. Beh, a dire la verità, non c'è ancora nessun editore. Secondo me, invece, dovreste imparare a montare a cavallo. Noi tutti qui lo facciamo, no? Si possono fare delle belle gite anche a piedi. Voglio vedere tutto il parco di Manderley. E poi, quando arriverà la bella stagione, andrò a fare dei bagni. A me piace molto il mare. Come va con la Danvers? È molto brava. Ma ha un atteggiamento così freddo. Non le piace averti qui. È gelosa. Di Maxime? No, di lui le importa poco. La Danvers la vedeva per Rebecca. Di sicuro non sopporta di vedere nessun'altra al posto suo. Scusa la franchezza, ma sei sicura che a Max piaccia vederti vestita tanto semplicemente? Lui è così attento all'eleganza. Se vuoi ti mando dalla mia sarta. Avevo pensato di comprare qualche abito durante il viaggio di nozze, ma poi non volevamo avere troppi bagagli. Andiamo, che tardi? Arrivo. Sì, arrivo. Sii paziente con Max. È sempre stato un tipo dalle collere improvvise. Dopo quello che è successo è anche comprensibile. Non mi ha ancora raccontato nulla. Se non l'ha fatto, vuol dire che cerca di dimenticare. E poi tu sei così diversa da Rebecca. Arrivederci. A presto, cara. Finalmente. Beatrice ha il potere di darmi ai nervi. Avevi ragione. È una donna molto sincera. Cosa ti ha detto? Che mi immaginavo molto diversa. A volte è proprio stupida. Ti va di fare una passeggiata? Ma che bella idea. Vado a prendere un cappotto. Non occorre. Robert? Sì, signore. Prendete uno dei soprabiti per la signora, grazie. Subito. Jasper! Jasper, vieni. Vieni, pigrone. Prego, signore. Grazie, Robert. Grazie. Andiamo. A te piace come vesto? Perché me lo chiedi? Così, per curiosità. Certo. Fuori di arrampicarmi ho finito per cadere e mi sono lussato una spalla. Avevo 8 anni e per 2 giorni non ho detto niente a mio padre. E poi? E poi Andrew mi ha scoperto che battevo i denti per il dolore e così ha chiamato il nostro medico. Jasper! Perché scende verso il mare? Non sarà pericoloso? Ma no, figurati. Andiamo a riprenderlo. Come vuoi. Jasper! Jasper! Jasper!
Max, non puoi dimenticarti di me, di tua moglie Rebecca. 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 Jasper. Eccoti. Nessuno deve entrare nel capanno della signora Rebecca. La signora non vuole e se si arrabbia, chissà che cosa può succedere. Va bene, non torno più. Non tornate più. Eccoci. Maledetto cane. Io odio questo posto. Maximo, ma come potevo immaginare? Io volevo solamente andarlo a riprendere. Nessuno deve entrare lì dentro, nessuno! E invece tu mi hai trascinato qua. Maxim, ma ti prego, non fare così, mi spaventi. Dovevo tenerti lontana da Manderly. Che pazzia averti portato qui. Maxim, ti prego, mi fa male vederti così. Maxim, calmati. Calmati. Ma che c'è? Torniamo a casa. Mi spiace disturbarvi, ma si è presentata la ragazza che avrei scelto come vostra cameriera. Bene. Mi chiamo Sara. Ho 26 anni e ho già lavorato qua. Mi occupavo del guardaroba delle signore. E adesso? Non hai un impiego? Ho un'offerta per un lavoro a Kerrit, il capoluogo della contea. Ma quando la signora Danvers ha fatto circolare la voce che serviva una cameriera a Manderly... E lei? Chi è? È tua sorella? No. Sono una vicina. La mia famiglia è qui da poco. Quando ho sentito che Sara veniva a Manderly, le ho chiesto di accompagnarla. Non avevo mai visto il castello. Tu che lavoro fai? Anch'io vorrei fare la cameriera, ma non ho nessuna esperienza. Allora facciamo così. Tu, Sara, accetterai il tuo posto a Kerrit. E tu verrai a lavorare a Manderly con me. Grazie, signora. Sa, in famiglia siamo in 7. C'è molto bisogno di un altro salario. Mi faccio notare, signora, che la ragazza ha appena detto di non avere alcuna esperienza. Beh, prima o poi bisogna pur cominciare, signora Danvers. Come volete, signora. Sapete perché la padrona ha scelto quella ragazza senza artene parte? È semplice, perché non ha mai visto Rebecca. Così non può fare paragoni. Tiene a posto quella linguaccia velenosa. Mi avete fatto chiamare, signora De Winter? Sì, Andrew. Voi che siete a Manderly sin da quando Max era bambina. Di sicuro saprete chi è quel tipo strano che ho incontrato giù alla baia. Sembrava un pescatore. Deve essere Ben. È un poveretto che non ci sta molto con la testa. Può far paura, ma è inoffensivo.
È lì che è avvenuta la disgrazia? Una notte il panfilo della signora si capovolse e lei annegò. Il corpo fu ritrovato soltanto 2 mesi dopo, a molta distanza da qui. E Sion De Winter ha fatto il riconoscimento. La signora non aveva paura di andare per mare da sola? Si vantava di non aver paura di nulla. È vero che era molto bella. Tutti dicono che era bellissima. Al castello non c'è neanche una sua fotografia. Dopo la disgrazia, il signor De Winter l'ha fatto togliere tutto. Voi non sapete dove sono state messe? Mi spiace. Se ne è occupata la signora Danvers. Bene, grazie, Andrew. Sei qui. Jennifer. Arrivo un momento. Tesoro, cosa succede? Come mai sei richiusa a chiave? Stavo lavorando ad una delle mie favole. Devo essere tranquilla. Stasera è una sorpresa per te. L'ho preso dalla sarta di Beatrice. Speriamo che a Maxim piaccia. Sono sicura che vi coprirà di complimenti. Grazie.
Chi ha spolverato lo studio oggi? Toccava a Robert, ma stamattina ha chiesto un giorno di permesso per andare dal dentista. Gli ho concesso io la libera uscita. Chi ha svolto le sue mansioni? Sono stata io, signora Danvers. Guarda, qui c'è filmato il colonnello Julian, ricordi? È vero. Ti stava proprio bene quel cappello. È uscita la bobina, come al solito. Senti, invece, di questo abito nuovo non mi hai detto niente. Che ne pensi? È molto bello. Ma non mi sembra il tuo genere. Mi dispiace disturbarla, signore, ma è nata una questione tra la signora Danvers e Alice, la nuova cameriera. La signora l'ha accusata di aver rubato la ballerina di porcellana che stava sulla scrivania dello studio. Fa parte di una delle nostre collezioni più antiche. La ragazza nega, ma in effetti è l'unica di tutto il personale che è entrata in quella stanza. Che seccatura. Fate venire qua la Danvers. Grazie, Andrew. Cara, di queste faccende dovresti occupartene tu. Maxime? Sì? Alice non ha rubato nulla. La ballerina l'ho rotta io. E perché non l'hai detto? Eccomi, signore. Signora Danvers, c'è stato un malinteso. La porcellana l'ha rotta mia moglie. Si può fare riparare? Non credo, no. È andata in mille pezzi. E dove sono ora questi mille pezzi? Nel cassetto di mezzo della scrivania. Bene, è tutto risolto. Fate recuperare i cocci e provvedete di mandarli da un restauratore. Se dovesse succedervi di nuovo un incidente di questo genere, vi prego di farmelo sapere, in modo da evitare spiacevoli malintesi con la servitù. Va bene, signora Danvers. Ti sei comportata come se fossi una sua dipendente e non la padrona di casa. Non sono abituata ad avere gli occhi di tutti puntati addosso. Forse è per questo che non vuoi fare visita ai vicini. La gente della contea non ha niente da fare se non osservare quello che succede qui a Manderley. Sono sempre stata una trattante. E adesso che sono sul palcoscenico non è facile per me. Lo capisco. Ma non ti ho mai nascosto chi ero. Neanche io. Hai sempre saputo che ero una ragazza normale. Se mi hai sposata per questo. Perché sapevi che ti avrei sempre detto di sì. Hai detto una cosa orribile. Sì. Sì. Allora un pochettino di soldi.
Allora un pochettino si soffre. Sì, mi dispiace. Scusi, un po' d'altra parte. Assolutamente. Sì, poi sono sì. A cena non avete toccato nulla. Forse una tisana può farvi bene. Grazie, signora Danvers. Felice notte, signora. Impegno a Londra. Se faccio in tempo torno in serata, altrimenti ci vediamo domani. Ecco la marmellata di more che avevate chiesto, signora. L'ha fatta mia figlia e vi assicuro che è buona quanto quella di Manderley. Grazie, Andrew. È un pensiero davvero gentile. L'auto è pronta, signora. Ma io non ho ordinato nessuna automobile. Avete detto che volevate conoscere i miei fratelli. E oggi è il mio giorno libero. Così, se volete... Vado subito a cambiarmi. Prego, signora. Grazie, Roberto. Chi parla? Sono io. Se lo desiderate, oggi è il giorno giusto per venire a Manderley. Bene. James e i due gemelli. Su, bambini.
Salutate la signora De Guerra. Ciao. 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 Posso toccare la macchina? L'automobile? Ma certo. Salite, salite pure. Alice, scusi. Grazie. Alice, sono io a doverti ringraziare per avermi convinta ad uscire un po'. Anzi, Robert, accompagnate Alice e i suoi fratelli a prendere un gelato e fateli fare un giro in auto prima di accompagnarli a casa. E voi? Faccio una passeggiata. Signora, vi arrabbiate se vi dico che siete una persona speciale? Grazie, Alice. Che ti dica, Danny? Ogni volta che vengo a Manderly mi sento di nuovo a casa. Mi fa molto piacere sentirvelo dire. Ma forse ora è meglio che ve ne andiate. Il signor De Winter può tornare da un momento all'altro. Jasper, non credo che l'incontro sia qui. Stai zitto. Assolutamente non lo credo. Bravo. Ecco qui la sposina. Ditemi un po', come sta il mio caro Max? È un sacco di tempo che non lo vedo. Mia cara Danny, i tuoi sotterfugi sono stati del tutto inutili. La nuova signora De Winter origliava i nostri discorsi da dietro la porta. Niente affatto. Sono appena rientrata da una passeggiata in giardino. Max è davvero molto fortunato. Deve essere bello avere la mogliettina innamorata che si gode il profumo dei fiori in attesa del suo ritorno. Scusate, signor. Jack Favell. Forse vorreste del tè? Odio il tè. Quella broda contribuisce solamente a rimbecillire il popolo britannico. Ma, visto che insistete, potrei accettare qualcos'altro da bere. Un whisky. Peccato. Si è fatto tardi. È meglio che me ne vada. Arrivederci, mia cara. Però potreste farmi una cortesia. Non dite al caro Max della mia visita. Il signor De Winter non ha molta simpatia per me. Non lo sapete? Io ero il cugino preferito di Rebecca. Non ho alcuna intenzione di nascondere a mio marito quello che accade nella sua casa. Fate come volete, ma finirete per urtarlo. E si urterà anche di più quando scoprirà che voi state furgando per tutta Manderly in cerca delle foto di Rebecca. Pensavate che non me ne fossi accorta. Ma è inutile che le cerchiate. Il signor De Winter le ha fatte bruciare, tutte quante. C'è solo un luogo dove non ha osato entrare. La stanza dell'ala ponente. La stanza dove voi non avete il coraggio di entrare.
così vi siete decisa, finalmente. Il signor De Winter vuole che nessuno veda le stanze della padrona di Manderley. Qui niente è cambiato da quell'ultima notte. Curo io personalmente che tutto continui a rimanere così com'era. Non entra nessuno, tranne me. Lo sentite il rumore delle onde? Il rumore del mare? Il rumore che il signor De Winter non tollera più? Lo sentite? Rebecca era bellissima e vestiva come una regina. Guardate. Guardate il pizzo di questa camicia da notte. Lei sceglieva sempre la biancheria più fine e i vestiti più belli. Però era perfetta, magnifica. Anche quando in barca si vestiva da marinaio. È morta da più di un anno ormai. Eppure mi sembra ancora di sentire i suoi passi. Non pensate che i morti tornino a visitare i vivi. Di sicuro Rebecca è ancora qui, accanto al signor De Winter. La verità è che non l'ha mai lasciato. Dopo la disgrazia, lui teneva la luce accesa nella sua camera da letto tutta la notte, fino all'alba. E l'ha fatto anche stanotte, prima di andarsene a Londra. Perché non sopporta di vedervi in questa casa. Non è vero. Maxime mi vuole bene. Dorme da solo, come faceva prima. È accaduto soltanto una volta. E sono stata io a chiederglielo. Non è vero. Non cercate di mentirmi. Io conosco Max De Winter meglio di voi e so quanto amava Rebecca. Basta. Non voglio più sentirla nominare. Per me è una sconosciuta. Siete venuta qua dentro per cercare un suo ritratto, vero? Se c'è, mostratemelo. Hanno provato in molti, ma nessuno riusciva a catturare la sua bellezza, la malia, la magia di quel viso. Poi un grande ritrattista, un italiano, riuscì finalmente a portare a termine un quadro, ma quando lo mostrò a Rebecca, lei si mise a ridere, divertita, compiaciuta, e rideva, rideva. Se avete preso il suo posto a tavola, se usate il suo studio e vi fate chiamare signora De Winter, Rebecca è ancora qui, con me. Non ha mai lasciato Max, né lo lascerà. Mai.